Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora, come avrete capito, questo sarà un video un po' particolare perché cosa è successo? Ho rotto la ring light e anche la fotocamera tutto lo stesso giorno, vabbè, che sfiga. Comunque, che dire, cioè è un periodo un po' così perché sono sotto esami, proprio ieri ne ho fatti due. Vi faccio vedere qua i retroscena, guardate che robe. Serafini. Siccome è un periodo un po' di merda, ho detto, ma che momento migliore se non di parlare della festa della donna? Cioè, non esattamente la festa della donna, però diciamo una festa che succede proprio il giorno della festa della donna. Si tratta di questo festival, il Festival delle Scoregge, in cui praticamente i grandi appassionati di flatulenza potranno andare a vedere delle gnocche di bambù che scoreggiano. Beh, devo dire che abbiamo toccato un nuovo minimo per questo canale. Tra la qualità audio e video, direi che oggi veramente abbiamo toccato il fondo. Vabbè, almeno Soul Mafia sarà contento e forse non mi manderà altri vocali come questo. Ma si vede ancora di più nel video del K-pop, perché incomincia con loro che cantano gna 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 la 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 K-pop band, e poi tu incominci. Allora ragazzi, oggi parlo comunque di un gruppo K-pop e comunque, cioè, come, sono brave, sì, ma devo farti la parodia su YouTube. Durante questo festival, cioè sembra una cosa incredibile, però realmente ci sono degli appassionati che si ritrovano ad ascoltare, ma soprattutto ad annusare, le grandi produzioni di queste gnocche. Le ragazze molto spesso sono delle attrici porno e si esibiscono in una serie di prove con degli abiti succinti, perché non ci facciamo mancare niente, in costume da bagno eppure in cosplay. Si sa, il tema della flatulenza è sempre stato una delle cose che ha sempre interessato ai giapponesi fin dall'antichità. Infatti fin dal periodo Edo si potevano già vedere queste meravigliose pitture, Higassen, o in italiano la guerra delle scoregge. In questi meravigliosi dipinti si possono vedere una serie di gnocche, gnocchi di bambù o guerrieri comunque che si sfidano e fanno le guerre usando l'arma appunto della peto, la cui potenza riesce addirittura a sradicare alberi, far volare gatti e anche disarmare cavalieri. Vabbè, in Europa c'era l'impressionismo, mentre in Giappone alcune delle attrici che hanno partecipato all'evento sono Miyu Akemi, Tomoko Akari e Saiko Yatsuhashi. Cosa interessante tra l'altro è che la simpatica Miyu Akemi è già la seconda volta che partecipa a questo evento, segno decisamente di grande abilità della giovane. I giudici dovranno valutare la potenza di fuoco, diciamo il profumo di queste produzioni. Ma la prova più interessante è sicuramente l'Onara Rap. Le ragazze dovranno rappare dei versi di alcune canzoni e concludere con un peto fotonico. Chi riuscirà a fare il peto migliore, diciamo, e a combinarlo meglio con le melodie del rap, vincerà l'ambitissima fascia di Miss Peto. Io non so che dire, ragazzi. In ogni caso, chi ha partecipato all'evento ha detto che è stata un'esperienza quasi mistica. Io sinceramente non ci ho mai partecipato, quindi non so perché giudicare a priori un'esperienza del genere. Fatemi sapere se qualcuno di voi è interessato ad andarci o ci andrebbe. Vabbè ragazzi, scusate per questo video un po' così, spero che potrò avere una fotocamera migliore nel prossimo. Vi chiederei gentilmente di lasciare un mi piace, giusto per supportare il canale, e cerchiamo di andare avanti in questo periodo difficile. Comunque tutti gli esami stanno andando benissimo, vi faccio vedere adesso come mi sto preparando. Non vedo l'ora di finire, guardate qua. Ho fatto tutti gli appunti, poi qui vedete. Poi è bello perché di ultimo ho scoperto che mi piace veramente attaccare, vediamo se si può girare la fotocamera, no. Mi piace attaccare i post-it, no?
quindi cioè, attacco i post-it praticamente su ogni pagina, no? Non so a quale pro, però vabbè. In ogni caso, grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo... Madonna, che cesso, dovrei lavare i piatti. Ciao da Seba e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Io ho girato un programma per bambini, ok? Senza dormire per tipo 48 ore. Devo ballare e fare tipo... Andiamo tutti insieme! Dai! Cioè, per dirti. Quindi non è proprio scusa, devi essere professionale, Serafini.